1,50. 1,50 il kebab. Che carne è? Ticchino pollo. Ticchino pollo. Ticchino e pollo? Roba buona, tutto fresco. Roba buona e tutto fresco, dice lui, ma non sempre è così. È stato riscontrato spesso che la carne utilizzata per preparare questo prodotto era diversa da quella di provenienza. Questa carne da dove viene? Germania. Ma come arriva qua? Surgelata? Surgelata, sì. Molto spesso vengono importate dalla Germania o dalla Polonia, ma poi in realtà erano carni che venivano da altri paesi che non venivano poi indicati in etichetta. Inoltre si è visto anche un miscuglio di carne, di agnello, di maiale, di manzo, senza indicarne poi la percentuale. Ma se avanza dove lo mettete? L'avanza mettiamo in presa. Quindi lo ricongela? Sì. E poi lo riscongelate di nuovo. Così si rompe la catena del freddo e i batteri, che dormivano, si moltiplicano. Il danno più frequente è la gastroenterite e i suoi sintomi. Diarrea, nei casi più gravi la comparsa di febbre, ma anche dissenterie importanti con perdita di liquidi e quindi valori di potassio molto bassi. Allora, Oliviero Bea, eppure i kebabari sono esercizi come gli altri, dovrebbe...